hanno staccato l'acqua perché c'è un contenzioso tra i proprietari della casa e A2A. Quello che ho visto io, sono stato giù anche dall'amministratore, mi hanno fatto vedere che tutte le bollette degli anni precedenti, che erano 1.500, 1.700 euro, 1.700 euro, quello che era, sono state pagate. L'ultima che gli è arrivata l'anno scorso, 5.000 euro. Guardando il contatore che non si legge niente, si chiedono come abbiamo potuto fare la lettura. Lui non pagava l'acqua perché dice che il contatore era eleggibile. Però almeno, sicché è una situazione del genere, chiamaci almeno un'assemblea di 2 o 3 minuti. Ragazzi, la situazione è tale. Noi non abbiamo pagato l'acqua perché il contatore era eleggibile. Forse avrete un problema di acqua per un paio di tempo, ma troveremo una soluzione per riportarvi l'acqua. No, niente. Abbiamo dovuto chiamarlo e quando lo chiamiamo lui ci attacca il telefono. Capito? Attacca il telefono dicendo no, chiama il mio avvocato. All'inizio ha detto io ho un avvocato. Allora, tu hai un avvocato e sei coperto. Noi che non abbiamo un avvocato, cosa facciamo? Siamo qua senza acqua e cosa aspettiamo? Provate a immaginare cosa fareste voi in un appartamento senza acqua, cosa potreste fare? Non puoi fare la doccia, non puoi far girare la lavatrice, per lavare i piatti devi continuare a mettere sulle pentole a bollire. È un disagio. Era qua vicino, andavamo con, non so come si chiamano, i bidoni o come si dice in italiano, a prendere l'acqua con le macchine. E adesso hanno tolto l'acqua dappertutto. Siamo obbligati a fare il viaggio fino a Alzano perché c'è una fontana lì che scorre 24 su 24. Andiamo lì con i bidoni di 30 litri, che sono pesanti anche fa male alla schiena, per portare un po' di acqua a casa perché sono bambini e donne incinte a casa. Perché lui è troppo furbo. Ogni volta che uno di noi va lì a lamentarsi, dice no, gli altri non pagano. Quindi niente servizi. Io vado, stessa cosa, gli altri non pagano. Allora tu vieni e inizi a litigare con gli altri perché tu paghi, ma gli altri non pagano. Allora io ho fatto un po' le mie cose, sono andato dalla Sunia per fare controllare un po' il condominio. L'hanno mandato questa lettera per venire nel suo ufficio a controllare un pochino le cose. E hanno mandato anche una lettera al proprietario del palazzo. Ma nessuno ha voluto accettare l'invito per controllare le cose. A2A non potrebbe chiudere il rubinetto. Poi se ci sono dei contenziosi tra loro e i proprietari, se la vadano a sbrigare in tribunale dove vogliono, però non è che possono lasciare la gente 2 mesi, che sono quasi 2 mesi, 14 novembre, non è 2 o 3 giorni. Signor Cerati, l'anno scorso lei non ha riscaldato le case, non ha fatto le pulizie, niente. Quindi quest'anno noi paghiamo solo l'acqua e vediamo le altre cose. Se lei riscalda, paghiamo. Fa le pulizie, paghiamo. Ma se non fa niente di tutto questo, noi ti paghiamo solo l'acqua e basta. Allora abbiamo pagato almeno le prime rate del condominio che ha costato quasi 400, quasi 500 euro. Ciascuno, alcuni hanno pagato anche di più. E adesso niente acqua. Da quasi 2 mesi siamo senza acqua qua. Sei sempre alla ricerca di dover dipendere da qualcuno, andare a riempire le taniche, vuoi farti la doccia, andare a chiedere a un amico o un'amica, quello che può essere, devi fare una lavatrice, no, o andare nelle lavatrici pubbliche, quelle che ci sono in giro adesso, prendere i soldi, oppure sempre dover dipendere, chiedere, diventa un po' anche umiliante la storia. Abbiamo uno che non ha la macchina e è costretto di scappare, due sono già andati via. Due sono già andati via e io sono andato da lui e gli ho detto, se vuoi mandarci via, dacci una lettera così ci organizziamo. Forse anche con la lettera andiamo al comune, possiamo avere anche una casa del comune, non lo so. Se no così, sì, dici no, io vado via, forse non ha ragione perché deve dare la disdetta almeno 6 mesi prima di andare, anche se non c'è l'acqua. E adesso stiamo organizzando per vedere almeno un avvocato per vedere cosa possiamo fare. Un amministratore, però è un amministratore di nome perché sì,
In 7 o 8 anni che siamo qua, non abbiamo ancora avuto neanche un'assemblea per dire cosa va qua, cosa che non va. Niente, pagare e basta. Lui ti manda solo un foglio, 450 euro da pagare condominio, 500 euro da pagare condominio, senza dettagli, senza niente. Pagare e basta. E per quello che ero andato dalla Sonia per informarmi se era giusto, anche loro hanno trovato che non era giusto. Allora hanno voluto controllare un pochino le cose, ma lui ha rifiutato. Già all'inizio, quando è nata la bambina, sono andato lì a litigare, perché ci sono delle date dove devono iniziare a riscaldare le case condominiali. Però lui ha superato quella data, non riscaldava, la bambina era appena nata di qualche mese. Sono andato e gli ho detto: guarda, se si ammala mia figlia ti giuro che ti farò dei problemi. Allora lui mi ha cacciato via del suo ufficio. E dopo 2 giorni ha iniziato a riscaldare. Però era un mese dopo, 2 settimane senza riscaldamento, litighiamo. Torna ancora il gasolio, inizia a riscaldare ancora, però con una temperatura di 18 gradi, 20 gradi sotto massimo. Quindi quelli che erano sopra, quando andavi lì devi usare la giacca, perché non puoi stare lì con la maglia. Il problema, tutte le case, è un condominio vecchio. È un condominio vecchio, quindi tutte le case vuote, siamo solo 8 adesso nel tutto questo palazzo. Quindi noi le abbiamo detto: guarda, perché non chiudi il riscaldamento delle case vuote? Lui mi fa: no, non si può chiudere perché sono vecchi. Quindi tutte quelle case hanno riscaldamento aperto. Quando iniziano a riscaldare, riscaldano anche tutte quelle case. Chi paga questo? Nessuno. Allora quest'anno ha detto sì. I proprietari, perché sono 3 proprietari o 4 proprietari di questo palazzo, se loro accettano di pagare le case vuote, riscalderà quest'anno. E se rifiutano di pagare, non abbiamo riscaldamento quest'anno. È quello che è successo quest'anno, zero riscaldamento.